A tutti bentrovati, bloccata ad ovest e ad est da due potenti cellule di alta pressione, una a largo del Nord America e l'altra sulla Russia, una circolazione di aria umida e instabile con radice sulla regione polare si è protesa lungo i meridiani europei ed è dilagata sul continente, ora rimane quasi stazionaria, risultando determinante per il tempo su molti paesi, Italia compresa. Questo è il motivo per cui attualmente le temperature sono a tratti anche al di sotto della norma, mentre la piovosità, specie sulle nostre regioni settentrionali, fa registrare certamente quantitativi superiori alla media del periodo. Nel corso della settimana le due figure anticicloniche poste agli estremi del nostro dominio di previsione tenderanno a darsi la mano gettando un ponte alle alte latitudini e costringendo quindi la saccatura in azione a staccare, ad isolare un vortice di bassa pressione all'altezza del Golfo di Biscaglia. In questo modo, sul finire della settimana, l'instabilità atmosferica attualmente presente sul nostro paese tenderà a ritirarsi man mano sempre più verso ovest, lasciando quindi maggiori spazi soleggiati sulle nostre regioni centro-meridionali, mentre il nord, specie il nord-ovest, rimarrà sempre più a tiro di condizioni atmosferiche un po' più incerte, anche se non perturbate come le attuali. C'è anche da valutare un possibile passaggio temporalesco sulla Sardegna nella giornata di sabato, ma dovremo certamente confermare. Cosa significa tutto ciò? Andiamo a vederlo con le previsioni. Ecco, guardate, questa è la nuova grafica che abbiamo scelto di proporvi. Fateci sapere nei commenti se la gradite o se volete tornare a quella precedente. La prima cartina è dedicata a martedì 9 giugno, le aree con la maggior probabilità di rovesci saranno ancora quelle del nord Italia, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove invece prevarranno condizioni più asciutte. Qualche rovescio temporale comunque non è da escludere anche sulle regioni centrali, mentre al sud e sulle isole prevarranno cieli poco nuvolosi e nel complesso si avrà una minore probabilità di piogge. Le temperature subiranno un lieve aumento al sud, dove non si esclude anche qualche punta fino a 30 gradi. Mercoledì 30 giugno situazione analoga ma con la maggior penetrazione delle correnti instabili anche sulle regioni centrali e localmente nelle zone appenniniche del sud. Le temperature scenderanno quindi di qualche grado proprio al meridione, rimarranno invece stazionarie sul resto del paese. Infine la tendenza per giovedì 11, vedete anche oggi ci fermiamo qui per la bassa attendibilità del quadro prognostico a medio termine, e quindi giovedì 11 avremo una moderata instabilità atmosferica generale che potrà alternare schiarite a brevi acquazzoni. La minor probabilità di pioggia si attesterà comunque sulla Sicilia, in Salento e sul sud della Sardegna. Detto questo abbiamo concluso, grazie per la cortese attenzione e un cordiale saluto. Vi aspetto mercoledì per il prossimo aggiornamento. A risentirci da Luca Angelini.